Ciao belli. Sciaffolato 3 e mezzo, la nuova edizione. E Sciaffolato è un programma che cammina. Ma veloce? No, no, nel senso che si va in giro a piedi, al massimo in metro. 9 città in 40 puntate. Madrid, caspita. Manchester, Liverpool, Glasgow, Oslo, Bruxelles, Budapest, Vienna e Belgrado. Sciaffolato 3 e mezzo, dal lunedì al venerdì alle 20:20, solo su DJ TV. Un super bello a tutti da Nicky e benvenuti a Sciaffolato. Il viaggio a piedi in giro per l'Europa. Sì, vabbè, diciamo che oggi non siamo proprio a piedi, perché il nostro DJ Aladi ha un Mercedes Vito che con 4 martellate al punto giusto abbiamo trasformato in camper. Va benissimo. In questo Mercedes Vito il nostro DJ Aladin esegue montaggi audio e video e anche montaggi di ragazze, ovviamente. Come praticamente DJ Aladin si slaccia la cintura dei pantaloni, estrae il suo membro e lo mette a disposizione di qualche ascoltatrice di Tropical Pizza. Oggi ci troviamo a Mosciano, in Abruzzo. Mosciano è un paese che ha una superficie di 48,35 chilometri, è una popolazione di 9.230 persone. È un paese piccolo. Sì, continua tu, Aladin. Sì, delle quali almeno un 400 devono essere fighe, altrimenti accendiamo il Mercedes Vito e ce ne andiamo fuori dai coglioni. Ecco, mi scuso per DJ Aladin, e vi assicuro che non è sempre stato così. Fisso lui. Purtroppo da qualche tempo DJ Aladin è stato lasciato dalla fidanzata e ha perso, diciamo così, la fiducia verso le donne in generale. E ha perso anche quell'innocenza che faceva di lui un bravo ragazzo, insomma. E tipo, se sali sul mio Mercedes Vito ti faccio vedere il mio bel Toblerone. Bene, ma parliamo di Mosciano Sant'Angelo, sì, la città che ci ospita. Che dire, Mosciano è non è Barcellona. Qui a Mosciano Sant'Angelo, dopo le 20 di sera c'è in giro solo la macchina dei carabinieri. E per entrare in un pub dove bere una birrozza, di Aladin ha dovuto scassinare la Claire con il piede di porco. Addirittura. Ecco, a proposito, in questo momento DJ Aladin sta riprendendo il paesaggio con il suo cellulare. Scusa, tipa, non è che mi faresti vedere la pattonza pelosa? Che così me la salvo nelle immagini. Sempre multimediale il nostro DJ Aladin. È troppo multimediale. Scommetto che sarà andato subito su Google a googolare il nome di Mosciano Sant'Angelo per vedere i cenni storici. Scusa, tipa, non è che ti andrebbe di darmi una bella googolata nelle mutande? Bene, mentre Aladin socializza con i moscianesi, noi andiamo a parlare delle bellezze di questo posto. Sì, ecco, in questo momento ci troviamo davanti al convento dei frati Spreng. I frati Spreng sono quei frati delle statuine. Sì. Dove quando schiacci la testa in frate riesci a venire dalla tonaca. Abbiamo capito. Ecco, pensate che i frati Spreng esistono davvero. Veramente. E sono qui a Mosciano. Ah, caspita, non questo speriamo. È il convento dei frati Spreng. E tra poco parleremo con Fra Verga e Fra Mazza che gentilmente ci hanno concesso l'intervista. E Aladin, avvicinati pure con la telecamera, grazie. Altrimenti gli amici di Sciaffolato non vedono niente. Dai Aladin che entriamo nel convento dei frati Spreng. No, no, a schiacciare la testa ai frati ci vai te. Io adesso vado più avanti che c'è lì il convento delle suore linfoma. Sì, è vero Aladin, qui a Mosciano, oltre al convento dei frati Spreng, che però c'è anche a medesimo, c'è l'unico convento al mondo di suore linfomani. Caspita. Le suore linfomani sono delle suore che hanno peccato durante la loro carriera. Diciamo che vengono rinchiuse proprio qui, nel convento di Mosciano. E infatti se vi trovate a passare davanti alle mura del convento delle suore linfomani, udirete chiaramente delle grida di godimento e di lussuria da parte delle suore stesse. Non stanno pregando. Ed ecco che dice Aladin ha preso un megafono e si sta avvicinando proprio alle mura del convento delle suore linfomani. Sentiamo. Oh ragazze, sono DJ Aladin. Oh, ma che se riesco ad entrare ce n'è per tutte. Direi che per questa puntata di Sciaffolato è tutto. Che fin troppo. Volevo solo ricordarvi del museo del cerume di Mosciano. Cos'è il museo? Dove le statue sono tutte in cerume. Ma magari lo facciamo nella prossima puntata. Io intanto saluto e ringrazio DJ Aladin, che nel frattempo si è portato nella sala montaggio video all'interno del Mercedes Vito. No. Sì, dai, così. Sì, vabbè, basta. Ci dia dentro, suora, che mi sta prendendo bene. Ecco, io vi ricordo l'appuntamento con Tropical Pizza, suora di DJ. Oggi verrà a trovarci Psy, il mitico cantante coreano di Gangnam Style. Psy, io mi sono già preparato delle domande, ovviamente. Sì. La domanda è: hi Psy, what's the style? And you're fine, and you're the classic idea, and your pen is on the table. And what's the style in the kitchen and the back home? Come devono essere i piedi di una ragazza coreana per piacere a DJ Angelo? Abbiamo cambiato un po', Ogni giorno sai chi c'è DJ Angelo e quell'altro che